Allora, eravamo rimasti che tu eri comparso, la deriva S ed eri comparso in questo posto dove, a Cagliari, dove stava morendo, diciamo, la classe dei Beccaccini. Ecco, anzi è morta la classe, non c'era più un Beccaccini. Mentre invece esisteva ancora uno star del Conte Burgio, con cui andava tuo mammo, ci andava... Sì. E questo faceva ragazzi da solo? No, esatto. Usciva con lo star e gareggiava contro di me con la deriva S, che era una barca planante col trapezio, però io non sapevo ancora com'è che si usasse il trapezio. Avevano una fune e si aggrappavano con le mani, generalmente si stancavano, cadevano in mare, io non li riprendevo, peggio per loro che cadevano in acqua. Poi, ma chi erano i tuoi prodieri, le tue vittime? Le mie vittime generalmente andavamo in tre, uno al trapezio, uno a sgottare acqua e io a timonare. E chi erano questi i tuoi compagni generalmente? Generalmente vittime innocenti, no, che io incoraggiavo chiedendo semplicemente, sai nuotare. Ah, li trovavi in banchina? Sì, cioè questo stile di raccattare equipaggio l'hai mantenuto nel tempo? Anche adesso per il canale di capitano? Sempre, sì, infatti moltissima, ormai celebri skipper, tra cui quel tedesco Klaus ancora si ricorda del fatto che la prima volta che è salito sulla barca rossa era ingaggiato da me, che gli chiedevo se sapesse nuotare. Lui: no, ma non so andare in barca vera. Io: non ti ho chiesto se sai andare in barca vera, ti ho chiesto se sai nuotare. Dopo che aveva assicurato che sapesse nuotare, ingaggiato. Adesso lui si crede un grande schifo. Ascolta. E altri lo stesso. Allora, adesso sei comparso con questa deriva S, c'era questa star, sì. Ma avete fatto regate, quindi quel periodo. Facevate regate? No, non esistevano rivali. Cioè, uscivate in mare, facevate. In mare, e te l'ho detto, il povero prodiere cadeva. E io a parte questo, lo riprendevo dopo poco, e generalmente poi mi raccontavano che si erano presi anche una polmonite. Ascolta. Da lì è nato che era un po' sadico. Allora, ma quando invece le prime regate? Ah, ecco, le prime regate quando io per caso mi ero innamorato di una barca che ancora esisteva solo nella mia fantasia, perché l'ho letto quello nel prima del 1960, che sarebbero state le Olimpiadi di Roma, e naturalmente la vela l'avrebbero fatta a Napoli, l'hanno fatta a Napoli. Era stata scelta come classe olimpica il Flying Dutchman, una mitica barca, la più bella barca da regata mai esistita, che è stata che ha inventato tutte le attrezzature e innovazioni che poi si sono usate nelle barche sia da regata che yacht da regata. Per esempio il rolla Genova o Fiocco, il tubo lanciaspie, il trapezio continuo, il Genova, no, beh, dovrei andare nei dettagli che la rendono difficile. Praticamente questo Flying Dutchman era lungo 6,05 m, 125 kg minimo, dunque una barca lunga 6 metri, che molto leggera, leggerissima rispetto alla lunghezza, era difficilissima da costruire, ma era una barca che chiunque poteva costruire, privati, esperti carpentieri, difatti erano praticamente degli stradivari, dei violini, il legno, carbonio, primi non erano in resina, petrolesina, qualsiasi materia a condizione che fosse in stato, il mezzo doppio fondo, niente doppio fondo, libero, pensa un po' che
il Genoa non visto, sta. E quando l'hai visto questo FD? La prima volta l'ho visto in fotografia, diciamo. Poi a Genova, dal Salone Internazionale di Genova, avevo visto i primi Flying Dutchman della fabbrica Alpa di Cremona. Allora mi avevano dato la rappresentanza per tutta la Sardegna dell'Alpa e io vendevo Flying Dutchman, sono un incapace di vendere spavento, però sconti favolosi, anzi allora insegnavo, addirittura pagavo le rate, mia moglie furibonda, che pagavo anche le rate insolute degli acquirini. E allora ho cominciato a vendere Flying Dutchman e Flying Junior. E così le prime regate si sono svolte a Cagliari, dentro il porto, ma guai se uscivi fuori dal molo, pericolosissimo. E così sono nate le prime regate. Stiamo parlando di che anno? Tu la prima regata che ti ricordi? Probabilmente nel 1964. 64? E avevamo invitato. Però non c'era già attività prima. Aspetta, avevo organizzato una regata al Poetto in cui avevano partecipato tutte le barche della scuola vela della Marina Militare, degli ufficiali, e c'erano Dragoni, Lightning e Star. E noi, i Flying Dutch, i primi Flying. E loro ci dicevano, ma forse è meglio farli partire prima, perché erano convinti che camminassero molto di più del Flying Dutch. E invece si erano accorti che non erano inesistenti rispetto al Flying Dutch. Che poi avevamo imparato a capire cosa voleva dire il trapezio, per me era una novità, tra l'altro anche dal lato fisico, tu ti agganciavi una cintura trapezio in pancia, te la agganciavi e uscivi fuori non aggrappato con la mano che i primi trapezisti nella deriva S dopo un po' si stancavano e poi piombavano in acqua. Quindi stiamo parlando del 64, le prime regate. Sì. Anche se qualche regata prima. Anzi no, 60. No, dal 60 al 64. Esisteva già lo Yacht Club Cagliari? No, il Yacht Club Cagliari, ecco questo. Vogliamo parlare di questo? Dimmi dove facevate le regate, magari ne parliamo. Le regate le facevamo dentro il porto. Organizzate da Lega Navale. Lega Navale Italiana. E Canottieri, che sono la società più antica della. Faceva canottaggio. Inesistente. La Lega Navale Italiana, in cui c'erano i pionieri della Lega Navale Italiana, tuo babbo. Dimmi, i fratelli. Chi era per esempio presidente? Ti ricordi chi era presidente al tempo della Lega Navale? Il conte Buggio, questo me lo ricordo, e c'era tra gli altri il celebre playboy Santini. Te lo ricordi Santini? Non l'hai mai detto, forse eri troppo giovane. C'era il fratello impiegato alla regione, era Umberto, invece era Pier Carlo Santini, che faceva la regata col conte Burgio, credo di sì, qualcosa. Però era anche lui un po' ribelle, diciamo. E tra le altre cose aveva portato delle corna enormi alla Lega Navale esposte con sotto il nome a chi dovevano appartenere, ci tanti cose goliardiche da ridere.